sbaglio. E allora 8 gradi, 8 gradi. Ah, pensavo più freddo, portava 6 gradi. Si è sbagliato quello del tempo, si è sbagliato. Eh sì, cuore, sto andando a prendere Giuseppe. Eh no, visto che non ti stai facendo sentire, ho detto che è successo, come mai non si fa sentire, qual è il problema, come sta, come non sta. Tu lo sai che io poi inizio a far girare la mente, insomma. Poi il fatto stesso che mi hai detto che sei stanco, vorrei capire perché sono i valori bassi e quindi bisogna fare delle trasfusioni. Questo è. In genere uno quando non si sente stanco, spossato, può essere pure che i valori si sono abbassati e quindi c'è bisogno di reintegrare un po' quelli che sono il ferro, i globuli, le piastrine e quant'altro, almeno per un altro po', cuore. Poi non appena facciamo non appena facciamo il trapianto del midollo, poi almeno queste cose le risolviamo, capito? No, sono in attesa di sapere. E poi ho detto, va bene, nel frattempo che vado a prendere Giuseppe, no, faccio adesso il video, così dopo ti faccio il video della buonanotte. Eh sì, oggi Giuseppe sta facendo 2 ore di allenamento, ha fatto un'ora per l'allenamento dei portieri e poi un'ora farà allenamento normale con la squadra. Domani mattina già ti ho detto che l'accompagno a scuola dalle 9 alle 12. E mo c'è un problema che a quanto pare non è emanato un comunicato dove stanno cercando delle aule, addirittura anche in affitto lo prende la scuola per 6 anni. Rinnovabili ovviamente, sì, perché la scuola dove va non è cosa che risolveranno adesso, anzi addirittura c'è pure il rischio che la buttino giù per rifarla da capo. Si potrebbe fare un gran bel lavoro perché ce n'è di spazio anche dietro. Non sarebbe male fare un polo grandissimo, anche perché attaccata alla scuola c'è pure lo stadio, vecchio stadio, quindi volendo potrebbero demolire tutto e fare un bel polo scolastico gigantesco e fare tutte scuole nuove. È grande, grande, cuore, grande. Ma vediamo un po' cosa devono fare. Senti, e Ciruzzo poi che ti ha portato a mezzogiorno? E stasera che ti porto da mangiare? Fammi sapere, cuore, eh. E tu lo sai che sono qua e quando non ti sento inizio ad andarmene in tilt, eh. Vabbè, dai, fammi sapere un po', capito, cuore? Senti, e poi niente, mo l'anto stava dalla nonna, ha detto aspetta che viene Giuseppe, ha detto gli faccio la doccia e poi me ne vado. Quindi magari chiamala l'anto pure verso le 8:30, se non la vuoi chiamare prima, perché so che tu prima non la chiami. No, parla un po', fatti sentire un po', io te lo devo dire, cuore, anche perché è l'unica interlocutrice che hai per me, almeno per il momento, ancora un altro po', mannaggia la miseria. Se no io già ti avrei chiamato 1 milione di volte, ti avrei rotto le scatole immediatamente. Voilà, che è successo? Voilà, come sta? Voilà, che stai a fare? Voilà. Beh, fammi sapere, dai, che aggiornami su un po' di cose, e fammi sapere questa stanchezza che hai, se è una stanchezza mentale o una stanchezza fisica, eh? Va bene? Beh, ci sentiamo dopo.
Ciao cuore mio, ciao. Vedi che stasera c'è un bel film su Rai 1, vedi di quel film. Ciao cuore, un bacio, un cuore e un abbraccio. Ci sentiamo dopo. Ciao cuore mio, ciao.